erano meritevoli di replica, naturalmente non tutti. Voglio solo dire che sul piano della amarezza personale avrei voluto davvero in questi 4 anni fare quello che hanno fatto i presidenti che mi hanno preceduto, discutere direttamente con i deputati. Questo è uno dei più grandi errori che io mi riconosco. Avrei dovuto farlo. Non l'ho fatto perché nella mia visione assurda, forse surreale, dello stile politico, non era giusto che il Presidente della Regione dialogasse direttamente con i deputati, ma che il filtro passasse attraverso i partiti e attraverso gli assessori. Ho fatto questo errore, ne ho pagato le conseguenze. E questo vale per la maggioranza, che non c'è mai stata, perché sempre di 35, e vale per le opposizioni, alcune delle quali sono state anche garbate e responsabili nel corso di questi 4 errotti anni. Per me la crisi non c'è, perché davvero, altrimenti vogliamo, non è una disquisizione lessicale. Chi in quest'Aula ci sta da anni sa che la crisi si determina quando una forza politica chiede di uscire dalla coalizione o chiede di sostituire un componente in giunta. Ho chiesto verifica perché avevo il diritto e il dovere, in rispetto al Parlamento, di sapere se ancora ci fosse un filo di legame fra il voto dell'Assemblea, il voto espresso quella sera e una presunta sfiducia nei confronti del Governo o del Parlamento o del Presidente. Non c'è stata, ne ho preso atto, sono felice. Gli argomenti legati alla ricandidatura prescindono da questo dibattito. Poi in queste 3 settimane ho letto di tutto e il contrario di tutto, mi dispiace, i giornali debbono pur scrivere naturalmente, io non ho fatto nessuna dichiarazione. E non è vero che si sia fermato un solo giorno il governo. In queste 3 settimane il governo ha lavorato, gli assessori hanno lavorato i dipartimenti.